Presidente, dopo questo mercato non ci si può più nascondere, Pescara deve provare a puntare al massimo. Pescara deve puntare a fare un buon campionato, poi di conseguenza arrivano i risultati, ma l'organico è sicuramente un organico di primo ordine, come ce ne sono almeno altri 4-5 in questo girone, però noi ci dobbiamo provare, è evidente che ci dobbiamo provare. Sulla carta è uscita fuori proprio da queste ultime ore, soprattutto di mercato, una squadra ulteriormente rinforzata. È andato via Busellato, ma sono arrivati giocatori di assoluto valore come Rizzo, Clemenza, Rauti, che è un giovane con tante partite già alle spalle, e poi è rimasto anche Galano. Sì, ma anche l'altro giovane, il centrocampista Sanogo, che abbiamo preso al Benevento, non lo conoscete, ma è un giocatore che ha delle buone qualità. Sono arrivati giocatori, diciamo, funzionali per noi. L'organico di qualità, tanti attaccanti, soprattutto 9 nel reparto avanzato, insomma ci sarà una agguerrita concorrenza. E negli ultimi anni sono sempre stato contestato che non c'era la punta, abbiamo preso 9 almeno, vediamo un po' se possono bastare, però sono 9, sono sicuramente con caratteristiche diverse, e poi ripeto, è un campionato molto lungo, molto difficile, ci sarà spazio e tempo per essere impiegati per tutti i giocatori. Potrebbe essere Cristian Galano un nuovo, tra virgolette, acquisto del Pescara, il più importante acquisto del Pescara? Cristian Galano è sicuramente un giocatore importante del Pescara, aveva qualche aspettativa diversa, ma il mercato dice questo, quindi io credo che lui, da bravo professionista qual è, si metterà con la testa al servizio del mister, e secondo me con le potenzialità che ha può fare veramente molto bene. C'è qualche colpo, qualche giocatore che ha cercato di portare a Pescara e non è riuscito a portare? Ci può fare qualche no? No, assolutamente no. Erano questi gli obiettivi? Assolutamente. Per quanto riguarda, lo dicevo ieri sera a qualche tuo collega, per quanto riguarda l'attaccante, Rauti è stato il primo nome che io ho fatto al direttore Vagnati un mese e mezzo fa, all'inizio della campagna trasferimenti. C'era la possibilità che magari il ragazzo avesse trovato spazio nel Torino, e quindi è chiaro che di fronte alla Serie A è un'altra cosa, però ieri quando ci abbiamo parlato credo che sia stata l'operazione più veloce, poi era complice un temporale all'improvviso che ci ha messo quasi a rischio il fatto di poter fare i documenti in tempo, ma quando ci abbiamo parlato ci abbiamo messo esattamente 30 secondi a convincere il ragazzo a venire a Pescara. Ho parlato con il mister. Il mister è assolutamente soddisfatto, è contento dei ragazzi che sono arrivati, quindi dobbiamo solo lavorare adesso.